Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e benvenuti al nuovo appuntamento con Eccellenza On Air. Nuovo appuntamento, ma anche ultimo appuntamento, perché in questo fine settimana si concluderà il girone abruzzese di Eccellenza che ha visto a Capistrello proprio mercoledì scorso la vittoria del Chieti per 3-0 e la promozione in Serie D della formazione di Lucarelli. Quindi l'unico obiettivo in palio, l'unico traguardo in palio in questa stagione è stato quindi assegnato e raggiunto dalla formazione di Lucarelli che battendo il Capistrello ha ormai definitivamente distanziato le inseguitrici, soprattutto l'Aquila, appunto a 5 punti di distanza. Manca solo una gara e allora è arrivata anche la matematica per la formazione di Lucarelli. Dopo un mini torneo straordinario partito alla grande, i numeri danno ragione alla formazione del patron Giulio Trevisan e del presidente Mergiotti, e l'anno prossimo il Chieti, dopo un breve periodo di purgatorio, tornerà in quarta serie. Di questo parleremo, ma ovviamente c'è ancora l'ultima giornata da disputare, classifica alla mano, c'è ancora da assegnare il terzo posto, perché la classifica vede Avezzano ed Angolana lì a giocarsi appunto la terza piazza, dopo che l'Aquila, vincendo qui a Città Sant'Angelo, dove mi trovo oggi pomeriggio, ha ottenuto ufficialmente e matematicamente il secondo piazzamento. È partito nel frattempo un applauso di tutta la rosa dell'Angolana, dopo un breve discorso di Nico De Eugenio. Tanti rimpianti per la formazione pescarese, soprattutto nell'arco di tutto questo mini torneo. È la partita con l'Aquila sicuramente ha certificato questo rimpianto, questa enorme delusione da parte dell'Angolana, che era strutturata sicuramente per fare un campionato, secondo me, diverso, ma forse, lì davanti, soprattutto in zone offensive, è mancata un po' la formazione di De Eugenio, che poteva e doveva, secondo me, a raccogliere qualche punticino in più. Sotto l'aspetto della composizione delle rose, però, credo che Chieti, L'Aquila e Avezzano abbiano sicuramente qualcosa in più rispetto alla formazione pescarese, che comunque, insomma, come tutti gli anni, ha fatto vedere tanti giovani di valore, con il redivivo Miani lì davanti, che spesso e volentieri timbra il cartellino. E allora vado a salutare il mio mosaico preferito con Veronica Di Giovanni da Avezzano, Arsenio Iannotti da Chieti, Angelo Liberatore dall'Aquila e Federico Di Fabio da Pescara. Buon pomeriggio a voi, ragazzi, e vado di corsa immediatamente da Veronica Di Giovanni, che ovviamente è un feriale, più tardi dovrà recarsi al lavoro. Buon pomeriggio, Veronica, linea a te. Buon pomeriggio Lorenzo, staccano vista fino alla fine e mi dispiace che questa sia l'ultima puntata perché questo sta a significare appunto la fine anche di questo mini torneo, una stagione che veramente ci ha regalato tante emozioni, soprattutto sorprese. Permettimi, prima di parlare della mia compagine, del mio Avezzano, di fare veramente complimenti al Chieti che ha disputato un campionato degno di nota. Ha diciamo un po' ribaltato i pronostici che vedevano l'Aquila vincitrice, quindi complimenti al presidente Mergiotti, al patron Trevisan e soprattutto alla DS Paciarella che ho avuto il piacere di avere qui all'Avezzano, anche se poi per poco tempo, però ecco, una persona prima che un professionista veramente veramente bella, quindi complimenti vivissimi al Chieti. Lorenzo, che posso dirti? Quest'Avezzano, come hai già anticipato tu, va a giocarsi il terzo posto. Un terzo posto che ecco, non cambia di molto le sorti poi dell'Avezzano, che rimarrà comunque in eccellenza, perché ecco, solo in caso di secondo posto avremmo potuto chiedere il ripescaggio. Però ecco, ci giochiamo questo terzo posto, che comunque è una posizione importante.
Diciamo che ho ascoltato alcuni ragazzi in questi giorni, ho fatto alcune interviste. C'è un po' di rammarico per l'avvio di stagione bianco-verde, quindi facendo, diciamo, un resoconto, nella seconda metà di stagione c'è stato un Avezzano totalmente diverso da quello che abbiamo visto nell'avvio di questa stagione. Quindi c'è un po' di rammarico perché è normale, l'Avezzano è partito un po' a rallentatore, un nuovo mister. Una squadra praticamente nuova perché sono stati cambiati 8 giocatori, quindi riniziare tutto da capo non è stato semplice, però poi il mister Torti ha ingranato la marcia e siamo arrivati insomma in una posizione importante. Intanto la notizia che sicuramente saprete già perché è stata appunto ufficializzata dal patron Paris al termine della gara contro il Chieti è quella appunto della riconferma del direttore sportivo Luigi Ridolfi e del tecnico Tonino Torti, Antonio Torti. Quindi anche per il prossimo anno ci sarà Torti alla guida della compagine biancoverde, affiancato dal lavoro del tecnico Ridol del scusate, direttore Ridolfi, ma non vi svelo troppo perché appunto ho sentito il direttore proprio questo pomeriggio e quindi lo vedrete questa sera nell'intervista che verrà mandata in onda nell'edizione serale, quindi in televisione. Poi vedrete anche l'intervista a Braghini. Braghini che forse è stata una delle non sorprese perché sapevamo il suo potenziale, però è stato veramente un giocatore fondamentale che ha risolto delle partite importanti quando non partiva da titolare, ma quando subentrava si sentiva il suo ingresso. Quindi i complimenti vivissimi vanno a Braghini, che è un under veramente di prospettiva. E è stata fatta la domanda al patron Paris proprio sul futuro di Braghini. Il patron Paris spera che appunto l'under resti in biancoverde, però ci sono già molte molte proposte per il giocatore, quindi vedremo quale sarà il futuro di Walter Braghini, Avezzanese Doc, cresciuto qui nel settore giovanile biancoverde. Ed oggi sono con Walter Braghini, attaccante biancoverde classe 2003, un under che sicuramente non ha bisogno di presentazioni in quanto fa parte dell'Avezzano Calcio veramente da molti anni e soprattutto si è fatto riconoscere, si è distinto in questo mini torneo, ma già da inizio stagione. Benvenuto Walter. Buonasera, buonasera a tutti. Guarda, intanto parto con una domanda che sicuramente ti avranno fatto in moltissimi. Nel post partita contro il Chieti è stata fatta la stessa domanda al patron Paris. Il futuro di Braghini, prossima stagione in biancoverde o hai già delle richieste da altri club, sicuramente in serie più importanti? Ah, sì, so che ho alcune richieste da altri club, però innanzitutto penso a finire questo campionato con questa maglia perché è il mio dovere e poi dalla settimana prossima forse comincerò a pensare a quello che sarà il mio futuro e spero di fare la scelta più giusta per me. E noi te lo auguriamo con tutto il cuore, Walter. Parliamo del tuo gol, un gol fondamentale in questo mini torneo che ha regalato il pari all'Avezzano nella gara interna contro l'Aquila, finita appunto 1-1 grazie al tuo Eurogol, definito da tutti i giornalisti così. Come è arrivato quel gol, Walter, che è veramente difficile da fare? Sì, ero entrato da pochi minuti, la prima palla che ho toccato, un tiro di Spinola che mi è arrivato preciso sul petto, io l'ho stoppato e senza pensarci ho tirato con il sinistro e è uscito il gol che è uscito, un gol che esce poche volte nella carriera di un giocatore, però sono molto contento non solo per la bellezza del gol ma anche per l'importanza perché contro una squadra come l'Aquila era importante pareggiare qui in casa nostra. Siamo quasi giunti al termine di questo mini torneo, una stagione molto travagliata, l'ultima gara contro il Capistrello. Mi fai un tuo bilancio personale, Walter, di questa mini stagione? Sì, per quanto riguarda noi, forse siamo usciti troppo tardi, infatti i primi risultati non sono stati proprio positivi, però poi siamo cresciuti, non abbiamo mollato e questo diciamo che è molto importante, un gruppo veramente molto unito che ha lavorato duramente insieme al mister e allo staff e poi siamo riusciti a risollevarci, a conquistare 7 risultati, se non sbaglio, consecutivi positivi di fila e quindi diciamo che sono molto contento per questo e speriamo che domenica a Capistrello continuiamo questa scia. Ringrazio Walter Braghini e buona fortuna per tutto, Walter. Grazie mille.
Giornata di interviste, dopo i calciatori arriva anche il turno importante sicuramente del direttore Luigi Ridolfi. Oggi ti faccio una domanda proprio a bruciapelo. Gigi, il patron Paris ha affermato pubblicamente davanti ai microfoni dopo nel post partita contro il Chieti, la tua riconferma è quella del mister. Tu avrai sentito sicuramente questa intervista, che emozione è stata? Ma è stato bello perché... Voi il presidente lo sapete com'è, non è uno di quelli che riconferma prima che finisce il campionato. Sono stato contento perché lui a fine partita è venuto dentro lo spogliatoio e oltre a fare i complimenti alla squadra ha fatto i complimenti a me e al mister e poi ci ha dato questa bella notizia. Tu sai quando ci tengo a questi colori, quindi sono contento e adesso spero di meritare la sua riconferma. So quanto ci tieni a questi colori, so quanto hai sofferto nell'avvio di questa stagione, quando i risultati non arrivavano, quando sembrava che la squadra ecco, non fosse adatta proprio per questo mini torneo, dopo un po' invece i risultati sono arrivati e c'è stata proprio una sorpresa, Vezzano. Sì, è stata una sorpresa, quello che dice è tutto giusto. Una sorpresa per chi, però io non è che voglio fare adesso... Sapevo che la squadra sarebbe venuta fuori perché sapevo i giocatori che abbiamo preso, sono tutti giocatori, sono tutti calciatori che vendono cara la pelle. Quando tu vendi cara la pelle in queste categorie, risultati li fai, no? Noi abbiamo avuto un po' di sfortuna, abbiamo avuto un po' di mancanza di tempo perché questa squadra in un torneo lungo avrebbe fatto sicuramente la sua bella figura. Però adesso lasciamo stare quello che è stato. Mi dà la possibilità di ringraziare tutti, dal mister a tutta la squadra, a te che mi hai dato sempre una mano, sempre pronta a soddisfare le mie esigenze sia la notte che mi chiamo di continuo. Quindi vabbè, io sono fatto così, sono un po' rompiscatole. Poi ringrazio il segretario, ringrazio tutti perché abbiamo fatto veramente un grande gruppo. Ringrazio Marco D'Amore. Ringrazio per Luigi Di Vincenzo perché abbiamo fatto un grande gruppo e col grande gruppo si possono ottenere grandi risultati perché non sempre vince chi spende di più. È vero, l'unione fa la forza come dice il detto. Adesso tocca ecco all'Avezzano prendersi questa ultima vittoria contro il Capistrello per andare matematicamente in terza posizione, ma già si pensa un po' al mercato, già si pensa a rifare ecco una squadra competitiva per il prossimo anno? Ma sì, noi sicuramente faremo questa partita, poi ci siederemo insieme al mister, al presidente e cerchiamo di innanzitutto riconfermare la maggior parte dei ragazzi che c'erano, poi vedere dove siamo carenti e cercare di allestire una squadra competitiva per fare questo benedetto salto, anche se non è mai semplice perché vincere è sempre complicato, però noi siamo l'Avezzano e l'Avezzano in questo campionato deve provare a vincere. Ce la metterò tutta, ce la metteremo tutta insieme a tutto lo staff, cercheremo di lavorare 24 ore, 25, 26, quello che serve per cercare di raggiungere questo obiettivo perché ci teniamo tutti, il presidente in primis. Spero di essere all'altezza e spero di portare questa squadra in Serie D. Per il resto sono arrivati pochi minuti fa proprio i risultati dei tamponi, gli ultimi tamponi di questa stagione, tamponi tutti negativi per staff tecnico e giocatori, quindi ringraziamo ecco Dio di aver disputato una stagione in maniera tranquilla, serena, perché questo forse è stato l'ostacolo un po' più importante che ogni settimana andavamo ad affrontare perché c'era sempre quella piccola paura di avere qualche positivo, invece per fortuna tutto a posto e permettimi di ringraziare anche l'azienda del dottor Silvio Brocco che si è occupata ogni settimana di monitorare la situazione bianco-verde. Per quanto riguarda l'ultima gara di campionato si disputerà qui alla De Marzi contro il Capistrello. Non c'è nessun infortunato, quindi saranno tutti disponibili. Domani saranno pubblicati i convocati, che saranno ecco, i soliti 20 giocatori
che restano all'Avezzano, perché avete vissuto con noi insomma le vicende di alcuni giocatori che hanno abbandonato in corso d'opera. Quindi l'Avezzano attualmente conta 21 giocatori disponibili, nessun infortunato, torna anche Blanco, torna Spinola. Ho fatto anche un'intervista in questi giorni a Pendenza, chiedendogli proprio della situazione rigori, perché all'Avezzano sono stati concessi 3 rigori, tutti e 3 sbagliati, 2 non finalizzati proprio da Pendenza. E Pendenza mi ha dato una bella risposta: i rigori li sbaglia solamente chi li tira. Anche se devo ammettere che l'Avezzano in questa stagione, tra pali e rigori non finalizzati, è stata un pochino sfortunata. Però ecco, proprio per dirvi che è stata, diciamo, una stagione intensa, una stagione diversa, ma vissuta comunque al massimo. E permettimi in chiusura di ringraziare veramente tutta la società biancoverde, il patron Paris, tutto lo staff, tutti quanti, per il grande lavoro che è stato fatto. Vi posso solo dire che il direttore già sta riconfermando qualcuno all'interno del club biancoverde. C'è già qualche riconferma, ovviamente non posso dire i nomi perché non è ufficiale, però nell'ambiente si mormora già di qualche riconferma e sta già programmando la squadra che poi andrà a competere nella prossima stagione proprio per ambire alla Serie D. E sono contenta poi inoltre, Lorenzo, per la vittoria del campionato del Chieti, perché come a noi al Chieti è stata strappata la Serie D nella scorsa stagione in un modo veramente brutale, permettimi di dirlo, e quindi sono contenta insomma che sia tornato il Chieti dove merita, e ci andremo a giocare questa eccellenza il prossimo anno, sperando ecco di ambire alla Serie D. Sì, tra l'altro, insomma, pandemia che ha generato tanti problemi anche nel calcio, forse quelli calcistici sono i problemi minori, però ovviamente hai fatto bene a ricordare quello che è accaduto l'anno scorso, quando questo maledetto virus ha un po' scompaginato non solo la vita di tutti i giorni, ma anche quella sportiva e calcistica in particolare. Grazie a Veronica soprattutto per la tua presenza costante settimanale nel raccontarci quello che sta succedendo in casa Avezzano. Manca ancora una giornata, credo che la voglia di Torti, di Paris, di Ridolfi sia quella appunto di andare a prendersi ufficialmente questa terza piazza, per una questione di immagine, di blasone, di storia, e poi anche per mettere benzina a livello mentale per affrontare tra poco, perché partirà il mercato ovviamente, per quella che sarà la stagione del prossimo anno. E grazie per i tuoi contributi anche odierni, per appunto rimarcare ancora una volta la voglia di dell'Avezzano di voler ripartire con queste già conferme che arrivano in questi giorni per strutturare la rosa della stagione prossima. Grazie Veronica di cuore, fai buon lavoro e sicuramente ci rivedremo nelle prossime settimane per continuare a parlare dei lupi avezzanesi. Grazie Veronica, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie Lorenzo, buon lavoro a voi, e permettimi di salutare anche tutti gli altri colleghi, e un ringraziamento speciale ad Arsene, che nella scorsa giornata è venuto qui ad Avezzano e mi ha portato un piccolo dolce della sua città, quindi sempre ben accetti i dolci, quindi io lo dico ufficialmente. Benissimo, ai maschietti il dolce non lo porto mai, va bene lo stesso. Grazie a Veronica, tutti. Grazie di cuore. Ciao, grazie ragazzi. Di cuore Veronica, buon lavoro. Ciao, allora, prima di andare da Federico Di Fabio, anche Antonio Bucci, il direttore sportivo dell'Angolana, è sceso in campo per parlare con i ragazzi di Nico De Eugenio. Un discorso abbastanza breve, devo dire, un 4 minuti per evidentemente ringraziare i suoi secondo me anche per cercare di chiedere ai suoi ragazzi l'ulteriore ultimo sforzo per questa ultima gara, e da lì poi è partito anche l'applauso di tutta la rosa, con a capo Nico De Eugenio che sta già distribuendo le casacche, posizionando i cinesini per cominciare, credo, l'ultimo o uno degli ultimi allenamenti di questa breve ma intensissima stagione. Federico Di Fabio, linea a te, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Lorenzo, buon pomeriggio ad Arsene, ad Angelo e anche a Veronica. Devo correggerti, perché comunque i dolci Arsene portati anche a me qualche settimana fa, quindi
non so con quale piacere li ho ricevuti, Quindi però mi ha siamo rimasti fuori io e Angelo Liberatore. Poi, insomma, se anche ad Esatto. Angelo, se sono stati portati anche ad Angelo, pregherei, e lo ringrazio nel contempo, Mario Giacchetta, di escludere Arsene Iannotti dalla nostra diretta, una sorta di punizione, ma ci sta tutta, ovviamente si scherza. Dai, Federico, vai. Allora Lorenzo, ieri c'è stato l'ultimo allenamento in casa Delfino perché mercoledì è stata giocata l'ultima giornata, domenica il Delfino affronterà la giornata di riposo e quindi ha terminato anzitempo il proprio torneo con 10 punti dopo il pari in rimonta con il Lanciano che è andato un po' a far vedere quelle che sono state le caratteristiche un po' di questa stagione, seppur travagliata del Delfino, però non arrendersi mai. E cercare di crescere perché il Delfino ha rimontato due gol di scarto, anzi prima il vantaggio del Lanciano, pareggio con Rosini e di nuovo il Lanciano avanti con Marfisi, il pareggio di Petre praticamente allo scadere vicinissimo al 45esimo del secondo tempo, questo testimoniare comunque la crescita degli uomini di Bonati che ai nostri microfoni ci aveva parlato di come l'obiettivo sia stato più che parzialmente raggiunto, perché sappiamo, l'abbiamo ripetuto in tutte le puntate, era quello di crescere. I giocatori lo hanno fatto, secondo il tecnico pescarese, in quasi tutti gli aspetti. Manca, secondo lui, ancora uno step dal punto di vista mentale per crescere ulteriormente, ma comunque soddisfatto di quella che è stata la stagione del Delfino, che ripetiamo, è terminata con 10 punti. 10 punti che sono comunque un bottino abbastanza cospicuo, vedendo anche quelle che erano le avversarie del Delfino, che è partita assolutamente a fari spenti, ma con tanta voglia di fare, di mostrare. Comunque ci sono stati diversi giocatori che sono saliti in cattedra, che sicuramente hanno attirato anche delle attenzioni particolari di club, non soltanto di eccellenza, ma anche di categorie superiori. Ragazzi che comunque domani torneranno al campo San Marco per l'ultimo saluto, non è un allenamento ma bensì un ritrovo, e poi ogni giocatore verrà ascoltato un po' dalla dirigenza per vedere chi e come riprenderà un po' quella che sarà la stagione 2021-2022 con il Delfino, quindi c'è anche voglia di progettare, sapete bene, Bonati parte sempre con qualche settimana di anticipo con la preparazione, adesso ufficiosamente è stato già chiamato, insomma, il ritiro per il Delfino Flaccovorto in data 30 luglio, quindi probabilmente sarà quella la data di ripartenza degli allenamenti per la città Federico, portuale. scusami, visto che il Delfino, appunto, come ricordato da te, ha già concluso le sue gare stagionali, ti tengo qualche minuto in più per poi liberarti, tra virgolette, per chiederti alcune mie curiosità, ma credo anche dei tanti che ci stanno ascoltando. Bonati ha fatto una dichiarazione importante anche al 91esimo. Ha rimarcato la mancanza un po' anche di cattiveria agonistica, di grinta, forse anche di esperienza. Secondo te, nella composizione della prossima rosa, saranno queste le caratteristiche principali da andare a trovare, a cercare in modo certosino per rinforzare la squadra? O bene o male la struttura rimarrà quella di una fascia di età abbastanza bassa, con la intenzione e la volontà di come posso dire, evidenziare ancora una volta le bontà del settore giovanile e quindi sponsorizzare, tra virgolette, quelli che sono i giovani del territorio. Ma guarda, allora Bonati, come dicevi tu, ha fatto questa dichiarazione. Ovviamente ha anche, tra virgolette, scusato un po' quelli che sono i giocatori, perché se andiamo a vedere quella che è l'età media del Delfino, in alcune partite davvero era bassa, poco più di 21 anni di media, soltanto Bomber Petre, appunto un prezzo 85, il resto, se andiamo a togliere lui, il giocatore più anziano, tra mille virgolette, è Silvestri, classe 96, questo.
insomma, è tutto dire per quello che può essere una scusante. Bonati infatti parlava che comunque l'unico step che secondo lui non è stato fatto è stato appunto quello dal punto di vista della cattiveria, ma più che cattiveria magari ti parlo più di furbizia calcistica, perché la cattiveria agonistica c'è stata, c'è sempre da parte degli uomini di Bonati, però magari è mancato proprio quel passaggio in più per far sì che i giocatori si consacrino in maniera definitiva. Per quanto riguarda la stagione prossima, io sono sicuro che l'obiettivo del Delfino comunque in tutte le stagioni è quello di migliorare quella passata, quindi sicuramente andrà puntellato il reparto offensivo, qualche innesto anche in altri reparti, in luogo di magari di alcuni partenti, ma sono sicuro che gli acquisti che andranno fatti saranno proprio come dici tu, dettagliato, nel senso si va su un profilo che vada ad aumentare quella che è l'esperienza, quella che è appunto il carattere della squadra, altrimenti restiamo così, perché comunque quest'anno abbiamo visto dei giocatori davvero di qualità assurda, tra questi hanno spiccato sicuramente Tine Mori, che è comunque stato spostato come quinto di centrocampo barra terzino da Bonati proprio nella prossima stagione, lui che era che partiva nella regionale del Pescara come punta centrale, quindi è stato un esperimento riuscito secondo te, Federico? Assolutamente sì, secondo me è un giocatore che potrebbe tranquillamente dire la sua in Serie D, ma anche tra i professionisti, ovviamente se dovesse fare un'ulteriore crescita come ha dimostrato in questi anni, ma insieme a lui anche Silvestri, anche Bobbo, quest'ultimo davvero nelle telecronache l'abbiamo rimarcato più volte, ha una qualità assurda, ha una qualità che nulla a che vedere con l'eccellenza. Poi ovviamente se dovesse fare anche lui un salto di qualità, magari anche sulla costanza, su quella che può essere l'efficienza, essere più efficiente nelle giocate durante la partita, può diventare un crack per queste categorie. Quindi sicuramente la base rimarrà quella, ovviamente al netto di chiamate di squadre superiori per appunto questi talenti che abbiamo citato, al netto di questo la base sarà sicuramente quella di quest'anno. D'altronde il Delfino ha disputato questo torneo appunto per far sì che questi elementi possano continuare con la crescita ed essere pronti per la stagione prossima. Federico, i positivi, chiamiamoli così, sotto l'aspetto della prestazione, perché ora utilizzare i termini o gli aggettivi positivi o negativi è sempre pericoloso. Allora, queste sono le note liete di questa stagione, comprensiva ovviamente anche della prima parte, quella della regular season, come la chiamo io, quella iniziale. Pollice verso per chi, Federico? Chi poteva dare di più e invece per diversi motivi non è riuscito a sviluppare qualcosa di diverso in questo scorcio di stagione? Ma guarda, è una domanda difficilissima, ti dico la verità, perché comunque tutti i giocatori o quasi hanno sempre dato il 1000%, hanno tutti giocato sopra quelle che erano le proprie aspettative, quindi è davvero difficile puntare il dito su qualche giocatore. Sicuramente l'assenza di Simone Fichetti, che comunque è un classe 90 dopo Petre, è il giocatore più esperto, per comunque lui ha avuto degli infortuni e poi con il lavoro ha preferito non riprendere questa stagione per essere al massimo nella prossima, però lui comunque non ha giocato nessuna partita in questa seconda parte di stagione, questo mini torneo, quindi diciamo che è difficile dire che lui poteva far di più, perché appunto in campo non è sceso, però se dovessi dire un nome, direi quello di Fichetti, perché la sua esperienza sarebbe davvero servita per il Delfino, ovviamente per cause non dovute da lui, però ripeto, con un Fichetti in più magari qualche punto il Delfino più di 10 punti sicuramente l'avrebbe raggiunto. Perfetto, grazie a Federico per questo primo step, rimani con noi se puoi, così almeno un po', anche se virtualmente, ci andremo a salutare. Dalla costa, da Pescara, vado nell'entroterra, più precisamente nel capoluogo di regione, con il nostro Angelo Liberatore, che ci racconterà sicuramente le impressioni sue personali, ma anche quelle della piazza, in riferimento alla stagione dell'Aquila 1927. Buon pomeriggio, Angelo.
Buon pomeriggio Lorenzo. Allora, naturalmente nella piazza aquilana c'è stata, inutile negarlo, delusione per come è finito questo campionato. Lo aveva detto bene anche Veronica Di Giovanni, l'Aquila che assieme al Chieti e all'Avezzano partiva come la squadra che si sarebbe potuta e voluta giocare il campionato. Si sapeva però che in un torneo dai tempi così brevi e complessi pressi, non si sarebbe praticamente potuto sbagliare nulla, e alla fine dei conti le due partite che l'Aquila non ha interpretato al meglio o ha sbagliato per sfortuna sono state quelle di Capistrello prima e quella in casa con il Chieti poi, che a conti fatti hanno indirizzato il campionato verso la città teatina. È innegabile che Angelo, adesso sì. Angelo, perdonami, ha sbagliato troppo l'Aquila o ha azzeccato tutto il Chieti? Perché ovviamente il periodo di flessione nell'arco anche di un mini torneo può starci. È stato bravo il Chieti a non sbagliare mai? O è stata poco lucida l'Aquila a Ci concedere sono state, evidentemente secondo qualche. me, ci sono stati, secondo me, Lorenzo, entrambi i fattori. Probabilmente la partita di Capistrello è stata presa sotto gamba dall'Aquila e poi, diciamo, nello scontro diretto l'episodio ha fatto lì la differenza. Lo dicevo con un collega presente al Gran Sasso a Concia, il calcio purtroppo non è pugilato, l'Aquila ha avuto tre occasioni, le ha fallite, il Chieti ha bastato il lampo di Rodia per portare a casa la partita. È il bello e il brutto del calcio, naturalmente il bello per il Chieti in quel caso, il meno bello per l'Aquila. Ora c'è quest'ultima partita con il Lanciano. Bolzan lo aveva detto a più riprese nel corso delle sue conferenze stampa, si faceva poche illusioni l'allenatore finché anche comunque c'era la matematica a tenere viva una seppur minima speranza di agguantare il primo posto. Il nostro obiettivo, diceva il tecnico argentino, dovrà essere quello di fare ottime prestazioni, di far capire alla piazza che non abbiamo mollato e che vogliamo comunque onorare il campionato fino alla fine. E un esempio plastico è arrivato proprio mercoledì al Petruzzi di Città Sant'Angelo. Rimarcherei anche le esultanze di Miccichè, di Maisto dopo i Sì. gol, a significare che comunque ci tenevano, ci tengono a chiudere bene questo campionato, a far capire che comunque non si era andati lì a fare scampagnate, come aveva detto lo stesso Bolzan prima della partita con l'Angolana. L'ultima partita con il Lanciano credo che potrà servire, ma questo lo vedremo domani nel corso appunto della conferenza stampa prepartita, anche a dare un po' più di spazio a coloro i quali meno ne hanno trovato nel corso di questa seconda parte di stagione dopo la ripartenza. Oramai archiviato anche l'obiettivo del secondo posto, credo che Bolzan, anche per questioni di infermeria, visto che ha dovuto fare i conti con diverse defezioni che credo a questo punto permarranno anche per la partita di domani, penso ad esempio a Bisegna, alle Noci, di Norcia, Cianfrini e Collevecchio, ormai fuori da diverse settimane con un Altares Diaz che ha questi persistenti fastidi al flessore e era infatti in panchina ma non è sceso in campo con l'Angolana, lo stesso Francesco Di Paolo convocato al pari di quello che era successo con l'Avezzano, lì aveva avuto una ricaduta virale fortunatamente non legata al Covid-19. Ugualmente a Città Sant'Angelo convocato, però poi non è andato in panchina. Insomma, Bolzan, vedremo un po' cosa proporrà questa domenica e poi si comincerà a parlare di programmazione. Questo è il concetto fondamentale e anche qui bisognerà vedere cosa avrà in mente la società rossoblu. Io credo che già da lunedì, ma forse anche già da domenica sera, si parlerà con il tecnico Angelo, argentino. girano nomi importanti, a partire dal futuro direttore sportivo. Sì, si parla Tra di l'altro Ciccorelli si è per già lo slot di scatenata, direttore sportivo. sì, si è già scatenata insomma un po' la polemica con alcuni dirigenti del Sambuceto che hanno rilasciato dichiarazioni all'indirizzo proprio dello stesso Ciccorelli che ha scelto insomma di. O starebbe per scegliere di accasarsi all'Aquila, e anche sul discorso relativo agli allenatori girano nomi insomma abbastanza importanti, quindi ovviamente sono rumors, sono voci, credo non siano fake news, però sono quasi conferme. Insomma, gira voce di un allenatore di categoria superiore che quest'anno
ha fatto bene, l'anno scorso ha fatto benissimo vincendo il campionato di eccellenza, quindi gli indizi sono questi, se il nome lo vuoi fare tu hai il microfono aperto, a te Angelo. Sì, il nome è quello di Guido Di Fabio, dell'attuale allenatore del Castelnuovo, però io anche per una sorta, per rispetto nei confronti di Bolzano, certo, che comunque ha accettato una sfida, sì, con una squadra forte, ma comunque affari spenti, perché fu chiamato subito dopo la partita di Capistrello, arrivò all'Aquila il giovedì per giocare la prima partita la domenica, insomma ha avuto anche coraggio il tecnico argentino, e io quindi fossi la società comunque mi vorrei confrontare anche con lui prima di, diciamo, stringergli la mano, sì, eventualmente, e dire ok mister Bolzan, però arrivederci e grazie, insomma sarebbe bello e giusto credo anche confrontarsi con lui, che comunque ha un ruolino comunque importante, 5 vittorie, un pareggio, quello di Avezzano, è arrivato comunque con una squadra importante e dopo che l'Aquila aveva giocato un ottimo primo tempo, la sconfitta di Chieti purtroppo è la macchia sulla stagione, però ci siamo messi anche noi come l'Aquila nella condizione di dover vincere a tutti i costi dopo appunto il pareggio di Capistrello. Ti dicevo, domenica col Lanciano comunque... credo che all'Aquila possa essere una giornata di festa, perché ricordiamoci questa squadra ripartita dopo il fallimento del 2018 comunque ha vinto il campionato di prima, ha vinto il campionato di promozione anche se non portato a termine, e quindi c'è anche un po', mi viene da dire disincanto, ma non è disincanto, più che altro è il realismo qui all'Aquila, dire va bene, un altro anno di eccellenza comunque potrà servire anche alla crescita della società, può essere tra tante virgolette una lezione in termini di programmazione, quindi c'è la tendenza a vedere, Lorenzo, comunque il bicchiere mezzo pieno qui all'Aquila. Perfetto, perfetto, grazie ad Angelo per questo primo step, poi ovviamente torneremo da lui per farci un po' raccontare quelle che potrebbero essere le indicazioni tecnico-tattiche per l'ennesimo derby con il Capistrello, e vado, corro da Arsene Iannotti direttamente da Chieti. Buon pomeriggio a te Arsene, credo che sotto l'aspetto tattico lì ci sia poco da raccontare, però se hai notizie sui vari festeggiamenti della formazione di Lucarelli puoi benissimo raccontarceli, e soprattutto l'organizzazione dell'ultimo match, quello dell'Angelini, lo ricordo, ore 20:30 domenica, ha chiesto il posticipo la società di Giulio Trevisan, la Lega glielo ha tranquillamente accordato, lo abbiamo detto, Chieti già ha promosso, quindi non c'è il problema della classica contemporaneità tra i match, visto che i neroverdi sono saliti in Serie D. A te Arsene. Eh sì, buon pomeriggio a te Lorenzo, sono passati 2 giorni dalla festa di Capistrello, ma la città è chiaramente in fermento, abbiamo visto tutti i festeggiamenti al ritorno del Pullman all'Angelini, i tifosi del Chieti hanno potuto seguire solo in piccola parte la squadra a Capistrello, erano 35 italiani messi a disposizione per i teatini, la tifoseria ha atteso il ritorno in città dei giocatori neroverdi per applaudire quella che è l'impresa di una squadra che non ha perso neanche una partita, 9 vittorie e 2 pareggi, miglior attacco, miglior difesa, insomma. Essere poi riusciti a battere Avezzano, Lanciano e L'Aquila in trasferta, Lucarelli ha concesso poi il giorno successivo, quindi quello di ieri, una giornata meritata di riposo. Oggi si torna a lavorare, domani rifinitura, anche se il tecnico ha detto che si festeggerà, l'ho sentito, fino a domenica. A proposito, come dicevi, si giocherà alle ore 20:30 la partita contro l'Angolana, atmosfera anche suggestiva questa. Tra l'altro, se non sbaglio Lorenzo, l'ultima volta che il Chieti giocò di sera allo stadio Angelini era proprio nell'anno della promozione contro la Miternina, quando vinse 3-0, ecco, vado un po' a braccio, dovrebbe essere comunque quella l'ultima proprio del Chieti. Poi sì, giocò altre volte in notturna come a Silvi, proprio contro la Miternina in quella finale, eccetera, però proprio all'Angelini penso che fosse quella l'ultima gara. Guarda Arsene, in questa giornata tra eccellenza e Serie D, diciamo che da padrona l'ha fatta l'Italia, no? La squadra maggiore che ci rappresenta, sì. quella di Mancini, perché lo ricordiamo, alle 18 c'è un match diciamo importante, anche se ormai la nostra nazionale ha guadagnato il pass per il prossimo turno, però visto l'orario delle ore 18 i vertici del calcio nazionale e regionale hanno deciso appunto di lasciare più spazio così anche agli stessi calciatori nel vedere la gara della nazionale, e allora chi ha anticipato tipo la Serie D e chi ha
invece posticipato, come ha scelto di fare il Chieti, in un'atmosfera però bella, quella del serale, in modo tale che anche i tifosi teatini possano tifare Italia e poi correre in massa all'Angelini per salutare questa vittoria. Eh sì, ma infatti penso proprio che sì, il motivo è proprio questo, perché anche perché giocando poi alle 15, intanto il caldo, ne saprai qualcosa sì, anche tu, perché domenica scorsa sei stato proprio a bordo campo in maniera tra l'altro splendida, un grandissimo servizio. E sì, ci sarebbe stata comunque la terza partita del Chieti nel girone contro il Galles, e quindi per non sovrapporre in pratica gli eventi, e poi giocare di sera con un clima meno rovente permette anche un afflusso maggiore di persone, ecco, penso anche questo sia uno degli altri motivi che hanno portato poi alla disputa alle 20:30. Ti dico anche che prima della partita sarà premiato il miglior giocatore del Chieti, proprio in campo all'Angelini, sarà assegnato il premio al miglior neroverde dell'anno da Chieti Siamo Noi al calciatore più votato dai sostenitori, che otterrà la targa. Le votazioni tra l'altro sono già concluse, quindi è stato anche già svelato il nome poche ore fa. È stato assegnato a Nicolò Corticchia, che ha ottenuto il 39% dei voti da parte dei tifosi, secondo Manfredo Pietrantonio con il 33%, terzo Marco Donatangelo con il 28%, tra l'altro Donatangelo un teatino doc. Ti devo dire, Lorenzo, se fossi stato io a votare avrei avuto difficoltà, ma lo dico sinceramente, perché è molto difficile assegnare ad un solo calciatore il primo posto, perché questa è una squadra che non ha mai fatto del singolo la sua forza, ma il gruppo, un collettivo, tra l'altro ricordiamo 11 giocatori a segno, ma ci sono altri giocatori oltre a questi tre che abbiamo nominato. Pensiamo a Forti, ad esempio, a parte il rigore parato a Capistrello. Guarda, ti stavo per provocare, perché spesso e volentieri la palla in zona difensiva il Chieti insomma l'ha vista poche volte, perché ha sempre fatto schermo, però ecco, hai nominato un Matteo Forti che è stato impegnato poco, ma quando è dovuto intervenire ha fatto delle cose straordinarie. Poco sotto i riflettori, ma credo che sia stata una certezza per i suoi compagni di reparto. E dici bene, Lorenzo, tra l'altro 669 minuti di imbattibilità del Chieti dovuti anche a lui, sì, al portiere, non solo alla difesa. 669 minuti sono tantissimi, è stata una striscia interrotta solo da Pendenza, dopo l'ultimo gol era stato segnato addirittura da Pellecchia dell'Aquila, e tra l'altro non c'era neanche Forti in porta, c'era il suo sostituto Russo. Insomma, il gol subito da Forti era stato quello con il Lanciano, quello di Imperatrice alla prima giornata, e poi il gol di Pendenza. Insomma, sì, la difesa è stata perfetta, praticamente perfetta, però ci ha messo del suo anche Forti, come dici bene. E insomma, nell'Albo d'Oro quindi finirà Corticchia, che comunque ha fatto una straordinaria stagione, ma mi viene da pensare allo stesso Filosa, che in questo momento però è infortunato. Mi viene da pensare a Fabrizi, ad esempio, Fabrizi che ha fatto un mini torneo straordinario dopo che aveva ricevuto diverse critiche nella prima parte di stagione, quella che poi è stata archiviata. Fabrizio aveva ricevuto critiche un po' nell'ambiente, però in questa fase di stagione è stato determinante. Ad esempio mi viene da pensare alla partita col Delfino, ma non solo quella, anche proprio per la sua applicazione, per il suo sacrificio per la squadra. Quindi mi viene da pensare allo stesso Rodia, il gol all'Aquila, ma non solo il gol all'Aquila, il capocannoniere della squadra con 5 reti. Quindi mi verrebbe davvero difficile poi andare a dire il giocatore più decisivo di questa squadra, e un po' il gruppo, lo stesso Lucarelli con il suo passaggio al 3-5-2, lui che è sempre stato un amante del 4-3-3, quindi scelte azzeccate dal tecnico. Però ovviamente Arsene sono le scelte dei supporters, la scelta, certo, dei tifosi, e spesso e volentieri c'è anche una questione non propriamente tattica e tecnica, ma c'è anche un po', come posso dire, una sorta di attaccamento alla maglia, che forse Corticchia, no? con la sua esperienza, la sua duttilità, anche perché anche questa caratteristica forse ha toccato un po' di più i cuori
dei tifosi. Un allenatore guarda altro, ovviamente, però ci può stare anche un parere opposto rispetto a quello che pensiamo noi da parte dei tifosi. È comunque un nome spendibile quello di Cortichi, assolutamente, non hanno sbagliato. Ho evidenziato quello di Forti perché, ripeto, forse non è stato impegnatissimo, ma in ogni momento, quando le avversarie si sono affacciate lì davanti presso i pali teatini, lui ha risposto sempre, sempre presente. Ti faccio però ora la domanda forse più difficile, perché è dura trovare una nota negativa in questa stagione, ma secondo te chi è che poteva dare di più? La stessa domanda che ho fatto a Federico, che poi la girerò anche ad Angelo. Chi è che poteva dare di più e un po' anche personalmente ti ha deluso? Guarda Lorenzo, sto provando a pensare, mi è davvero davvero difficile. Guarda, mi salvo forse in corner dicendoti che boccio tutta la squadra nel secondo tempo con l'Avezzano in quella partita. È stata l'unica parte di gara in cui, devo dire, hanno giocato un po' con sufficienza. Chiaramente, fermo restando che l'Avezzano è una grande squadra, però anche come aveva sottolineato lo stesso Lucarelli, è stata l'unica macchia, diciamo, di una stagione straordinaria, perché è difficile poi andare a dire un giocatore che ha giocato meno bene rispetto ad altri. È stata una macchina pressoché perfetta. Facciamo così, boccio tutto il Chieti del secondo tempo con l'Avezzano. Ecco. Per il resto penso che saresti un ottimo politico, Arsen. Saresti un ottimo politico. Grande il nostro Arsen. Allora, torno da Federico, perché lui mi ha risposto invece, no? Prima, parlandomi di Sighetti, che altre scelte, quindi forse lì è mancata un po' la squadra nel momento in cui ha perso un pezzo importante. Mi proietto verso il futuro e lo faccio con tutti e tre. L'Aquila ed Avezzano, visto che fortunatamente, aggiungo io, dalla Serie D non è scesa nessuna abruzzese, sono le pretendenti per il prossimo anno, Federico? Ma credo proprio di sì, Lorenzo. Credo abbiano anche l'obbligo di puntare quantomeno a giocarsi i primi posti. L'Aquila e Avezzano hanno un blasone che non stiamo qui a rimarcarlo, che ovviamente costringerà da una parte insomma i direttori, vedremo chi sarà il nuovo direttore dell'Aquila, dalla parte di Ridolfi, dell'Avezzano, a comunque ad allestire un roster di tutto rispetto, non che quello attuale non lo sia assolutamente. Livello che secondo me comunque nella prossima eccellenza scenderà un pochino rispetto a quest'anno, perché davvero quest'anno abbiamo visto una serie di due, ma non dichiarato da tutti, da tutti i tecnici, da tutti gli addetti ai lavori, quindi non siamo noi a dirlo, ma lo dicono anche i numeri, qualità incredibile. Vuoi o non vuoi, l'anno prossimo ci sarà un livello un po' più basso, ma magari un po' più livellato. Saranno molte squadre che secondo me dal terzo posto in giù, ma che comunque potranno insidiare anche l'Aquila Avezzano. Secondo me davvero non sarà facile, perché se dovesse essere riconfermato il format a 19 o comunque a 20 squadre, dipenderà se la federazione riterrà opportuno ripescare una squadra dalla promozione o se non venga appunto ripescata nessuna dall'eccellenza alla T, ci saranno diverse squadre, quindi secondo me non sarà facile. È vero che il livello si abbasserà un pochino, però sappiamo che l'eccellenza storicamente è un campionato molto ostico, sono davvero molte squadre che non danno, comunque lasciano filo da torcere anche alle prime, quindi anche il Lanciano insomma due stagioni fa, ma lo stesso Chieti, hanno avuto difficoltà ad imporsi, quindi chissà se troveranno le stesse difficoltà l'Aquila Avezzano. Ma per rispondere a quella che è stata la tua domanda, sicuramente saranno quelle due le squadre da battere. Allora, ad Arsene e a Angelo faccio la stessa domanda e voglio risposta secca, poi ve ne anticipo un'altra a tutti e tre, un po' più complicata, perché dovete riaccendere il cervello, ragazzi, e ricordarvi un po' quelli che sono tutti i giocatori che hanno partecipato inizialmente a questo campionato, ed è questa la domanda.
se per voi c'è un giocatore che è stato, diciamo così, lasciato a piedi dalle sette sorelle, che però meritava di giocare in una di queste squadre, in questo campionato. Vi lascio un po' di minuti, anzi un po' di secondi, perché stiamo per chiudere. Io intanto vi dico che qui a Città Sant'Angelo l'angolana si sta divertendo nella classica partitella in famiglia, tanti sorrisi, tante battute con la supervisione di Nico De Eugenio, del mister e del direttore Bucci. Eccolo qui il direttore Bucci. Non è stata organizzata la cosa, però eccolo qui il direttore che salutiamo, anzi gli passo immediatamente la cuffietta, così può dialogare con noi. Prego Antonio. Allora, eccolo qui. No, dicevamo, direttore, un'angolana, ho visto il suo discorso, quello del mister, un'angolana che poteva fare tanto di più, secondo me, soprattutto in zona offensiva, che però, insomma, ha dimostrato di giocarsela con tutti. Peccato per quello che è accaduto domenica, perché poteva essere una vittoria di rara importanza, no? Visto che di fronte c'era uno squadrone come quello dell'Aquila. Intanto saluto tutti i tuoi colleghi, sono stati bravissimi e avete fatto una bella trasmissione. Diciamo che abbiamo vinto tutti in questo campionato perché abbiamo avuto il coraggio di ripartire. E io metto anche voi, perché ci vuole, anche voi vi siete assunti le vostre responsabilità. Non era facile con questo virus, sì. E di questo noi siamo onorati come società. E saluto anche le altre 6 squadre, e abbiamo ridato un po' di sorriso un po' a tutti. Voi avete fatto un bel lavoro e diciamo che è stato 2 mesi, 3 mesi bellissimo. L'aspetto calcistico a sto punto, diciamo, sì, potevamo con i se e con i ma magari non si va da nessuna parte. Le partite si giocano, ho sempre detto dal primo giorno che le partite si giocano sul rettangolo di gioco. È quello che comanda. Ci ha detto male delle volte, ci ha detto bene alcune altre volte. Sicuramente è una squadra, diciamo, tra virgolette, tranne un paio di giocatori giovani, che in certi momenti della partita, magari pensando che fosse già finita, abbiamo dato la possibilità alle altre squadre di rialzare la testa. Sì. Però la struttura c'è. Io naturalmente non ti chiedo qual è stato il discorso fatto poco fa, prima dell'inizio dell'allenamento, però ho la sensazione che una buona fetta di questa rosa può tranquillamente l'anno prossimo dire la sua, in una stagione che sarà forse ancora più complicata perché aumentano le pretendenti. Certo, io non ho niente da nascondere, alla squadra ho voluto fare un ringraziamento, perché il fatto già di non avere nessun contagiato, e loro si sono messi a disposizione, hanno fatto tanti sacrifici anche a livello sociale, per noi era già una grande cosa. Ho voluto ringraziarvi per l'impegno e per l'attaccamento che hanno avuto in questi 3 mesi, e gli ho detto un grazie da parte del padron e dal presidente. E niente, ho detto che domenica dovremo giocare una partita vera, perché è giusto onorare il campionato fino alla fine, per rispetto anche delle avversarie e della gente che ci ha seguito. Insomma, queste sono. Perfetto, allora io ringrazio il direttore Antonio Bucci qui da Città Sant'Angelo, e vi giro quella domanda, no, che vi ho posto qualche minuto fa: se c'è un giocatore che non ha partecipato a questo mini torneo, che però insomma qualche squadra doveva e poteva prendere per cercare di rinforzare le proprie rose. Vado da Angelo Liberatore. Arrivederci direttore. Io ti rispondo a Lorenzo dicendo un nome che tra l'altro all'Aquila era stato accostato, Letto del Casal Bordino, bella attaccante, giovane tra l'altro. Secondo me sarebbe stato un giocatore che avrebbe meritato di giocare anche questo secondo stralcio del campionato di eccellenza. Federico, a te. Ma guarda Lorenzo, io vado sull'usato sicuro, tra virgolette. Avevo due nomi in mente, quello di Cacciatore e quello di Luca Marrone, ma ti confermo che per me Luca Marrone sarebbe stato davvero una ciliegina sulla torta di molte squadre. Benissimo, a te Arsen. Ma Lorenzo, anch'io vado sul sicuro, io ti dico Fabio Lalli, anche, Beh, questo... anche perché sì, vai, io
No, anche perché Lalli è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo e penso un po' a tutti. La seconda scelta che avrei fatto sarebbe stata Letto, però me l'ha rubata Angelo Liberatore, però il mio primo nome era quello di Fabio Lalli, assolutamente. Ultima curiosità e poi vado a chiudere davvero. L'under più forte di questo mini torneo? Posso rispondere subito io, Lorenzo? Ma assolutamente, ti dico, cambiamo giro, facciamo Arsene, Federico e Angelo. Ok, quindi vabbè, escludendo chiaramente quelli del Chieti, io ti dico Braghini, e se posso fare anche un altro nome ti dico anche Ica, sempre dell'Avezzano. Sì. Bene, Federico? Allora Lorenzo, io vado molto sul sicuro, tra virgolette, perché ho commentato diverse partite dell'Angolana e tra l'altro ringrazio anche il direttore Bucci e tutta la società, così come la società del Delfino Flaccoporto che ci hanno accolti davvero da Dio. Il mio nome è quello di Puddu, dell'Angolana, portiere classe 2003, che davvero, secondo me, avrà un futuro molto roseo. A te Angelo. Io resto in casa l'Aquila, Lorenzo, ti dico Domingo Dalmasso, il nostro portiere classe 2000, ha fatto degli interventi davvero decisivi, a Capistrello salvò la situazione con l'Aquila già in svantaggio parando un rigore, contro l'Avezzano parò una punizione che poteva diventare il 2-2 e lì sarebbe ulteriormente cambiata la stagione dell'Aquila e poi l'Aquila segnò in contropiede, insomma un gran portiere tra l'altro anche già con esperienze credo anche in Serie D e in Serie D credo ci potrebbe stare molto bene, l'unico suo problema è che l'anno prossimo non sarà più un under perché si scalerà naturalmente di un anno. Benissimo, e queste ultime domande hanno fatto capire che non solo è stata una stagione sì particolare, sì ristretta, ma davvero entusiasmante, ma ha fatto capire soprattutto che i nostri inviati sono sempre sul pezzo e sanno darci i nomi e le indicazioni giuste, perché sono lì da tantissime settimane a seguire le loro squadre di riferimento e grazie a questo che è nata e continuerà ad esserci eccellenza onere. Io vi ringrazio di vero cuore, so che ci rivedremo presto, c'è ancora l'ultima fatica domenicale con il campionato di eccellenza e poi sarà diciamo così, saranno ferie anche per noi, sarà un periodo di riposo anche per noi, ma solo per pochi giorni, perché continueremo ovviamente a raccontare anche le notizie di mercato che scaldano l'estate dell'eccellenza abruzzese. Grazie di cuore a tutti, da parte mia un saluto caloroso anche ad Alice Pagliaroli che oggi per impegni personali non è potuta essere con noi, ma il saluto più importante, quello più caloroso, quello più affettuoso va ai tanti amici di Eccellenza On Air che ci seguono nell'edizione pomeridiana, quella in diretta, e nell'edizione serale, quella di Rete 8 Sport alle ore 20 circa, sempre sul canale 11 del digitale terrestre. Fate buona estate ragazzi, buona estate anche voi che ci seguite numerosissimi e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Un saluto anche a Mario Giacchetta, regista infaticabile della nostra trasmissione e cameraman eccezionale ogni qualvolta c'è appunto da raccontare un match in diretta. Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, ciao. Vieni Piero. Giù. Dai, a Luca, Dania. Piano. Giovanni. Giovanni. No, dai, più facile, Piero. Dai, Dani. Buona. Oh, non ci credo, Non ci credo. Ma palla, fuori. Sandro Lucarelli. No, sono contento. Aspetta. Dai, mister! Questa era ghiacciata, mister. Va bene, va bene. No.